Ehi, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Undertale. Nello scorso video ho cominciato la partita, sto prendendo confidenza con i comandi, che sono basilari, e abbiamo fatto la conoscenza di Toriel e anche di qualche nemico. E andiamo avanti a questo punto. Senti quel profumo? Ora siamo a casa di Toriel. Sorpresa! È una crostata al caramello e cannella. Ah, ok. Per la storia della cannella e del caramello. Voglio che tu stia bene qui, perciò ti risparmierò la crostata di lumache. Ma non per questa sera, per sempre però. Ecco, un'altra sorpresa per te. Vengo. Ecco qua. Oh, con la manina. Una stanza tutta tua, spero che ti piaccia. È come se lei stesse aspettando che qualcuno cadesse. Sento puzza di bruciato, tu accomodati pure. Ah, ma siamo entrati direttamente. Ok, un attimino, allora fammi controllare se ci sono stanze. Quanto vorrei poter correre, ma non si può. Uno specchio. Siamo bellissimi, sei tu. Stanza in fase di rinnovo. Cosa? In fase di rinnovo. E questo? Un secchio qualunque di lumache. Leggiamo la parte cerchiata del diario di Toriel allora. Perché lo scheletro voleva un amico? Perché si sentiva o solo? Ah. Sto interagendo praticamente con tutto e il cactus. Al mondo non esiste pianta più tsundere. Credo che il mio tempo sia giunto di andare nella mia stanza. Perfetto. Un letto. Ah, dormiamo quindi. Ah, era scriptato, ok. Bene, questa quindi va nell'inventario, perfetto. Una cornice vuota, c'è molta polvere. Sì, stava aspettando qualcuno. O aveva qualcuno che adesso non c'è più. Perché una cornice con molta polvere e giocattoli che non mi interessano affatto. Beh, direi. Ah. So, musica da notte e musica da giorno. Ok. Ci sta. Andiamo sotto, andiamo prima. E andare sopra, no? Cioè, un po' dritto. Ho come l'impressione di non dover... Stavo per dire, ho come l'impressione di non dover essere qui. Probabilmente ci potremo andare in un secondo momento. Allora, Toriel, che bisogna fa? Potrei mettere la mano nel fuoco. Sì, mi è anche ripreso prima, non è che sono già in piedi. Ci sono tanti vecchi libri che voglio condividere con te. Il tuo posto preferito per acchiappare insetti e ti ho anche preparato un programma formativo, ma perché? Comunque... Sono felicissimo di ospitarti. Beh, ok, sono contento di stare qui. Cosa c'è? Nulla quando vado a casa. È questa casa tua adesso. Quindi non si può tornare in superficie una volta caduti. Vuoi leggere il libro 72 modi per usare... Come si esce dalle rovine? Bisogna continuare a pressarla finché non ci dà una risposta. Ok, adesso ci parla delle lumache. Sono pessimi lacci per le scarpe. Vabbè, ok. Guarda, io non resto qui. Sai che faccio ora? Me ne vado sotto, guarda. Sembra che lei sia uscita. O comunque sia andata qui sotto. Ah, sì. Ah, sì. È scesa. Desideri sapere come tornare a casa, non è vero? Poco più avanti si trova la fine delle rovine. Un varco di sola andata verso il resto del sottosuolo. Lo distruggerò. Nessuno potrà mai più andarsene. Ora fa come ti dico e va di sopra. Ma non ci penso proprio. Mi dispiace, Toriel, ma non te lo posso lasciar fare. Ogni umano che finisce qua giù fa la stessa fine. L'ho visto accadere ancora e ancora. Arrivano, partono, muoiono. Quanta ingenuità. Se esci dalle rovine, lui, Asgore, ti ucciderà. Ti sto solo proteggendo, lo capisci? Vai in camera tua. Non cercare di fermarmi. È l'ultimo avvertimento. Vuoi andartene così tanto? Sei tale e quale agli altri. C'è solo una soluzione. Dimostrami. Dimostrami che hai la forza di sopravvivere.
Toriel blocca la strada. Wow, wow! Ma no, ma come faccio a evitarlo? È impossibile! Ma parliamole. Non ti è venuto in mente nessuno spunto di discussione, ma perché... Oh! Santo cielo! Toriel fa un respiro, Toriel parla. Ha riprovato a cercare qualcosa da dire, ma... vabbè, allora... Sì, ma buonanotte, Andrea! Toriel... Proprio così. Vai di sopra. Ah, quindi... Ok. Aspetta, forse o devo perdere... Oppure... Non lo so se devo perdere... Ironicamente parlare non sembra la soluzione in questa situazione. Buonanotte. No, risparmiare non sembra... Ah, devo fare più volte risparmia! Oh, lei mi sta... Gli attacchi, non li sta facendo più! Cioè, li fa ma non mi prende! Devo risparmiare, devo fare risparmio finché non va avanti, ok. Sì, proprio vengono evitati! Oh, Toriel, attacca o fuggi via? Ma scusami, attacca tu! Vedi, non posso essere colpito, almeno che proprio non ci vado proprio di prepotenza lì sopra. Risparmia. Cosa cerchi di dimostrare? Che non vuoi farmi del male? Infatti, ora che ho pochissima salute, quando mi prendo un attacco anche una sola volta, mi facevo un solo danno e finiva. E adesso non mi stai neanche più prendendo. Dato che parlare non sembra essere la soluzione, io ora devo andare avanti così finché non succede qualcosa. Smetti di guardarmi così. Ma no, Toriel, dai, facciamola finita. Lo so che non vuoi attaccarmi veramente. Guarda, vedi? Vedi come scansi gli attacchi? Boh, andiamo avanti così. Magari ora posso fare agisci? Eccola qua. So che vuoi tornare a casa, ma... Per favore, ora va di sopra. Prometto che mi prendo la cura di te. So che non abbiamo molto, però... Possiamo vivere bene qui. Perché vuoi complicare le cose? Ti prego, vai di sopra. Ma sta ridendo? Patetico, non è vero? Non riesco a salvare nemmeno un pargolo come te. No, capisco. Non saresti felice in gabbia qua giù. Le rovine sembrano piccole dopo un po' di tempo. Non sarebbe giusto farti crescere in un posto del genere. Le mie aspettative, la mia solitudine, la mia paura. Per te, mio tesoro, le metterò da parte. Se desideri davvero lasciare le rovine, non ti fermerò. Tuttavia, quando te ne andrai, non tornare più, ti prego. Spero che tu capisca. Addio, tesoro mio. Ma se io ora invece tornassi sopra? Non credo accadrebbe qualcosa, o forse... Boh, forse sì, potrebbe accadere. Penso che ci abbiano pensato che qualcosa potrebbe accadere, ma... Cosa? Tu. Geniale, davvero geniale. Ti credi tanto intelligente, non è così? In questo mondo o uccidi o vieni ucciso. Hai avuto modo di giocare secondo le tue regole. Hai risparmiato la vita di una sola persona. Scommetto che ti senti alla grande. Stavolta non hai ucciso nessuno. Ma che farai quando troverai un assassino implacabile?
Morirai, morirai e morirai. Finché non ti stuferai. E che farai allora? Ucciderai dalla frustrazione o rinuncerai del tutto a questo mondo? E lascerai a me il potere di controllarlo. Io sono il principe del futuro di questo mondo. Non aver paura, monarca in miniatura. Non pianifico un regicidio, ma qualcosa di molto più interessante. Finito? Ok. Ah, possiamo andare avanti, bene. No, non dirmi che finisce. Cioè, ci sono... Questo è un finale, fammi capire. Ma... No. Ah, pensavo di aver già finito il gioco. Beh, voglio... vorrei capire. Ma sai, forse le rovine non erano poi tanto malvagie, eh. Oh, che belli gli alberi così in prospettiva. Ah, un ramo semplicemente. Sì, ho un ramo, ma non fa. Ok. Quindi non era per noi romperlo, ma per qualcuno che ci sta seguendo? Che è invisibile, magari? Ma chissà chi è. No, non si è visto ora. Ok, oh, che strano ponte. Oh, oh! Attenzione. Non ci giriamo, eh. Umano, non sai come salutare un nuovo amico? Girati e stringimi la mano. Ma diamogli la mano? Bene, so benissimo chi è lui, però... il trucco del cuscino scorreggione è sempre divertente. Comunque tu sei un essere umano, non è vero? Troppo divertente. Sono Sans, Sans lo scheletro. In realtà io ora sarei di guardia per controllare se passano umani, ma sai com'è? Non mi interessa molto catturare la gente. E invece il mio fratello, Papyrus, lui sì che è un fanatico della caccia all'umano. Ehi, guarda un po', credo che quello laggiù sia lui. Ho un'idea, attraverso questo ponte sbarrato. Sì, passa pure. Mio fratello ha messo le sbarre troppo distanti. Ma, in realtà, sapete cosa? Ok, dentro quella lampada. Sapete cosa? È adattata convenientemente. Bone Trousel. Questa la conosco, la host. Come butta, fratello? Lo sai benissimo come butta, fratello. Sono passati 8 giorni e non hai ancora ricalibrato i tuoi puzzle. Non fai altro che poltrire la tua postazione. Mi spieghi cosa stai facendo? Fisso questa lampada, è molto figa. Vuoi darle un'occhiata? No, non ho tempo da perdere. E se un essere umano passasse di qui? Devo essere pronto. È da tutta la vita che aspetto questo momento. Catturerò un essere umano. Così facendo, io, il grande Papyrus, otterrò tutto ciò che merito. Rispetto, riconoscimento. Entrerò finalmente a far parte della Guardia Reale. La gente vorrà che diventi loro... amico? Verrò ricoperto di baci da mattina a sera? Forse questa lampada ti può dare una mano. Se non sei per niente d'aiuto, smidollato! Ma non mi sembra smidollato. Non fai altro che star seduto a bighellonare! Diventi sempre più pigro giorno dopo giorno! Ehi, rilassati, ti stai preoccupando fin troppo! Fin schiele troppo! E dai, stai sorridendo! Già, e non lo sopporto. Non capisco perché qualcuno grandioso come me debba impegnarsi tanto per avere del riconoscimento. Wow, vedo che ti stai impegnando fino all'osso. Io vado ad occuparmi dei miei puzzle. Per quanto riguarda il tuo lavoro, dovresti proprio farti le ossa. Te lo sarei dimenticato l'ultima. Ok, ora puoi uscire. Ma che succede? Mi sa che devi andare, potrebbe tornare. E se lo facesse?
Ti dovrei sorbire altre mie fantastiche battute. Ma guarda, non mi dispiacerebbe. Qui dietro invece vendiamo una limonata? Ok. Bene. Ok, allora. In realtà, ehi, scusa il disturbo, ma mi faresti un favore? Pensavo, mio fratello si sente un po' giù ultimamente, lui non ha mai visto un umano, e a vederti gli risolleverebbe il morale. Non preoccuparti, non è pericoloso, nonostante provi ad esserlo. Grazie infinite, io ti aspetto più avanti. O più indietro, dipende dai casi. La convenienza di quella lampada continua a riempirti di determinazione. Ma usiamo lo scrigno. Ah, possiamo mettere roba dentro. In poche parole, ho messo un po' di equipaggiamento. L'arma non servirebbe, ma vabbè, per il momento l'ho messa. E niente. Ho messo anche un po' di difesa. Non so se risparmiare e fuggire cambia. Però alcuni mostri hanno il prompt di risparmia, quindi forse è diverso. Ad ogni modo, termino questo episodio qui, abbiamo fatto la conoscenza, siamo scappati, siamo fuggiti dalle rovine, abbiamo fatto la conoscenza di Sans e di Papyrus, quindi insomma un bel po' di roba è stata fatta. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili, e noi ci vediamo ovviamente alla prossima, bye bye!